era perché aveva il coraggio, la capacità di sapersi esporre quello che non facevano gli altri. Va bene? Quindi sia la Finocchiaro all'epoca che la Livia Turco e tanti altri hanno gettonato Valentina alla grande, però non l'hanno aiutata politicamente, perché naturalmente io partivo dal principio che il problema dell'handicap non conosce, non può conoscere colore politico, perché tutti hanno figli che possono diventare handicappati. No, stai ferma per favore, ti prego. Tutti possono avere, quindi non ci sono colori politici che tengono. La proposta di legge portata avanti da mia figlia a maggio del 1996, dopo aver costituito l'associazione, è stata firmata, è stata portata avanti da Stefania Prestigiacomo, che ancora non era nessuno all'epoca, e però è stata controfirmata da tanti parlamentari, 113 parlamentari di formazioni politiche completamente diverse. Anche Bertinotti. Va bene, Bertinotti, Visavia, Porcu. Non so, amore, i nomi non me li ricordo perché purtroppo. Però onestamente 113 parlamentari. Alla sacristia di Montecitorio. E con questa cosa è stata data da tutta la radio radicale. Però poi dopo Si è laureata a
sapere quanta battaglia abbiamo condotto noi genitori, io e mio marito. Io mi sono iscritta all'università, a giurisprudenza, per studiare, per poter studiare e fare le cose per mia figlia e poterla stimolare a prendere passione allo studio. Quindi basta, adesso spero che la voce nostra arrivi alle istituzioni. Spero solamente. Grazie. Grazie e scusatemi per essere stata molto prolissima. Allora, grazie all'amico. Un applauso a Fulvio. Oscar. Ciao ragazzi. Di solito quando parlo io i microfoni si spengono, devo dire. Ma i soldi del libro, ma hai più mandato? Io te lo compro lo stesso. L'hai pagato? L'ho dato a quel tuo collega. Amica Valentina. Lì al cinema. Ho sentito veramente questa solidarietà. L'ha preso il tuo collega, perché tu gli dovevi dare lui dove l'ha preso. La sua pagina dell'evento su Facebook. Non mi ricordo. Le risposte ci sono state. Da vari livelli sociali, devo dire. Bisogna dire che in questo paese, come prima ha evidenziato la madre, è pieno di disoccupati. Siamo poggiati male, ci hanno portato alla deriva. Ed è ovvio che molte persone non possono essere più presenti, non possono dare quel supporto. Io sono riuscito a portare un rivoluzionario di quelli tosti. E gli dico, senti però la prossima volta metti la cravatta, il nostro amico Carlo Di Rova è il vero rivoluzionario, però tanti del nostro gruppo e del suo gruppo avrebbero voluto essere qui. Mi è piaciuto quando ha menzionato la parola reddito di cittadinanza. Io sono molto sensibile riguardo a questa tematica monetaria. Come? Non possiamo avere un reddito di cittadinanza con la moneta. Ma figurati. Perché una moneta privata vuol dire che qualcuno ce la presta e prima o poi ci richiede il conto. Pertanto, come si dice, il debito di cittadinanza, vero Lazio? Debito di cittadinanza. E su questo si stanno facendo lotte e lotte, io sto lottando da anni. Purtroppo abbiamo una società che è malata, che crea estremi. Ma la cosa brutta è che si alimenta ed ha bisogno di alimentarsi delle sue vite. Oh, ciao Carla. Bene. Quattro gatti. Di per me sono quelli cristiani, i valori cristiani, quelli veri, che mancano. Ora ci ed è tutto di così. No, c'è Giorgio, eccola. Esiste una denuncia presso la Procura di Roma depositata da Gino Alfonso Vigimarra riguardo il signoraggio bancario. E poi si usa questa parola per non dire truffa monetaria. Credo che l'abbia anche risultato Lazio a riguardo. E pertanto bisogna avere solidarietà, una moneta sociale, una moneta d'accordo con questo. Io dico sempre che bisogna far funzionare questo paese con due monete, una moneta sociale, una moneta che riguarda i mercati internazionali, altrimenti bisogna fare quel compromesso sociale e questo può venire soltanto con il ritrovo della coscienza. Io concludo dicendo che la vita è una, va vissuta come Dio comanda, non come del banchiere, perché qui dicono sempre che i soldi non ci sono. Dove vai? I soldi sono dei click che si creano da nulla. Si creano da nulla, ci si appropriano del valore e li prestano, questo è diabolico e satanico. Pertanto una vita va vissuta come Dio comanda, non come vuole il banchiere. Perché conosco Valentina sempre in cammino,
sempre impegnata e meritava da parte della nonna moglie, dalla parte politica con la quale ha meritato e si è impegnata, si sente la presenza, e non c'è, non c'è, c'è l'assenza totale, il disimpegno, il disinteresse, solo le parole. Questa è un'Italia, e anche la nostra parte, è un'Italia che parla parola, 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 parla, parla, ma un provvedimento non viene portato avanti. Non c'è un problema dei cittadini che ormai siamo ridotti nella misera condizione di sudditi, serfi, poveri, impoveriti e tartassati. Perché una volta c'era l'elenco dei poveri. Leva l'eco, leva l'eco. E i poveri in quell'elenco non pagavano tasse. Oggi, anche se abbiamo una casa, dobbiamo pagare. Pagare per che cosa? Per quali servizi? Se il principale servizio sociale che spetta di diritto a chi non è come noi, a Valentina Valenti, e non viene dato, non viene erogato. Le belle parole, gli impegni a parole, il risultato è quello che è, anche per l'assenza della debolezza nostra, che non c'è una competenza di azione nel presentare le problematiche, perché abbiamo un mondo politico, giornalistico, dell'istituzione economico che parla, 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 ma il problema non viene risolto. Recentemente avete sentito quell'imprenditore che avanza 4 milioni di euro dallo Stato, deve pagare ma non può pagare perché non ha i soldi dallo Stato, e lo Stato è un amplificatore che non amplifica, per chiudere la fabbrica gli operai vengono licenziati. Silenzio da parte di tutti. Ora è difficile che il Parlamento, dicono che siamo una repubblica parlamentare, a fare un codicillo di legge per dire vabbè, tu avanzi 4 milioni di euro, ci devi dare 3 milioni e 800 mila euro, non so quanto, compensiamo, lo Stato appena assolti, cioè appena se li presta a debito, te li diamo, ma lo lasci stare almeno nella propria casa. Calpestati i diritti dei cittadini, calpestati i diritti di quei cittadini particolari che hanno anche forza, vitalità. Valentina è un esempio vivente, l'ho sempre conosciuta in movimento, impegnata, forte, dinamica, però attorno a lei c'è il silenzio, anche dalla parte nostra, questa l'atrocità, il disinteresse che c'è. Ora, che cosa occorrerebbe nell'immediato? Oggi forse si è insediato, non so perché sono venuto, il governo. C'è un ministro per le disabilità, speriamo che riescano a capire, ad avere gli occhi. I soldi sono pezzi di carta, la BCE stampa dal nulla. C'è l'ipresta a debito, dobbiamo pagare gli interessi, abbiamo il debito pubblico. E paghiamo noi cittadini con le tasse, state attenti che probabilmente ora appena parleranno di fare un'altra riforma strutturale, metteranno nuove tasse in silenzio, perché dobbiamo recuperare quei miliardi 5, 10, 15, se no l'Europa ci dà botte, perché lo Stato italiano ha perduto sovranità politica e sovranità monetaria. In violazione aperta degli articoli delle Costituzioni, sulla quale Costituzione tutti giurano, ma a parola, a parola, a parola, perché l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alla limitazione di sovranità. Noi non abbiamo una limitazione di sovranità, abbiamo perduto la sovranità perché l'Inghilterra, nel momento in cui si fece la moneta unica, ha conservato la propria moneta, la sterlina, quindi basterebbe solo capire questo fatto per dire che il trattato di Maastricht è successivo e l'Italia sono costituzionali. Però si giura sulla Costituzione e tutti rispettano, tanto che cosa costa? Giuro. Presidente della Repubblica giù la sua Costituzione, Presidente del Consiglio giù tutto, la sua Costituzione, che hanno violato sin dalle fondamenta sempre. Ora, Valentina dice, ascoltassero Valentina, diano voce a Valentina, attenzionano Valentina per quello che ha detto, per quello che dice e per quello che dirà, perché non è che si ferma.
non è che ci fermiamo. Contro informazione, informazione, quello che volete fare fate, basta che lo fate. Anche delle stesse categorie di appartenenza. Sei venuta poi? Sì, certo, non sono venuta alle 4 perché io 4 ore in piedi. Però mi hanno detto che c'era una serie di... Ma tanto per un'oretta andiamo via. Sì, sì. Prego, mi piace, vengo, aderisco, partecipo. Io tutte le cose. A volte poche voci, se forti, se continue, possono dare un impulso, visto che ora siamo al cambiamento, a meno che non è cambiare la voce al domani, che come diceva Tomasi di Lampedusa, cambiare tutto per non cambiare tutto. Non è possibile dimenticare il lavoro umano della persona, la sua dignità, la dignità della persona che non può essere serva, non può essere schiava, non può essere abbandonata. Specialmente se si trova in una condizione diversa, e l'attenzione dovrebbe essere immediata. E tu ci sta pensando, quello è indegnato, questo non riceve, quello non sente, quello non capisce, quello non... Facciamo un applauso a Valentina, al suo impegno, alla sua forza, al suo coraggio, perché è tanto coraggio che lei mostra in ogni suo movimento. È una forza della natura, ma l'ha aiutata questa forza, l'ha guidata. A chi diamo voce, se non diamo voce, rispetto e dignità a chi ha bisogno? Cos'è la solidarietà? Una parola? Un'altra parola parlata? Forza Valentina. Grazie. Bene, adesso parola a Mario Pozzi. Ciao. Allora, io volevo manifestare la mia solidarietà piena a Valentina in questo giorno particolare che lei ha scelto. Mentre nasce un nuovo governo, Valentina ha fatto questa manifestazione che la riguarda personalmente e che è rivolta a tutti i portatori di handicap. Io volevo soltanto dire questo, che Valentina è conosciuta, come lei vi ha detto, da tutti i politici, i quali purtroppo non hanno fatto mai nulla. Io quello che dico è: oggi è nato per la prima volta il Ministero per i Disabili ed è il primo Ministero per i Disabili che è nato poche ore fa. Quindi io che ho partecipato e che conosco bene anche le persone che nella mia parte del Movimento 5 Stelle hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, posso garantirvi che nel contratto, nel patto, c'è anche uno spazio notevole riservato ai disabili. Per cui io vi dico, sarà messa alla prova, questa volta con un ministro che esiste per la prima volta, la problematica dei disabili, che non riguarda solo Valentina ma l'intera categoria dei portatori di handicap. Per cui il mio augurio è che presto, come già qualcuno ha detto, venga subito convocata presso le autorità competenti per poter manifestare la propria idea, per poter collaborare usando anche la sua esperienza in diritto, per poter collaborare in quello che è veramente un problema che è da troppo tempo che non è stato risolto e che va risolto immediatamente. Grazie a tutti e grazie principalmente a Valentina.